giri che hai fatto con Mauro e con Guido Misano, sì. Ce li stiamo portando dietro e ce li porteremo dietro fino alla fine dell'anno. Anzi, adesso ti rilancio, dovresti fare qualcosa anche con gli altri membri della squadra. Va bene, volentieri. Se volete facciamo una sfida con i kart o volete andare in moto? Vera, cosa vuoi fare? Ma tutte e due, perché scegliere se posso farle tutte e due? Facciamo una sfida con le Porsche. No, no, Mauro, tu sei fuori perché oltretutto ha vinto, e questo so che è un tasto dolente per tutti voi, il vostro campionato di GT, si è fatto pure la maglietta da solo, una delle cose più senza senso. Che... Questo è in stile Sanchio, gli ha fatto vedere la foto con la maglia? Ce l'ha fatta vedere, ha detto che mentre la faceva rideva. Ma guarda, allora, è stato bravo, è stato più bravo, ma fregato, ha fatto secondo. Ma lui ha detto che tu l'hai presa bene, sono i ragazzini che stanno ordendo ancora. Molto, molto, è stata... E io l'ho presa bene perché sono più grande, sono più vogliamo dirla però... tutta. Vogliamo dirla tutta, però. L'ho presa male anch'io. Oddio, arriva Guido. No, sì, perché secondo me bisogna dirla tutta. Cioè, oddio, io non credo che nessuno di voi abbia fatto 140.000 chilometri di simulatore. Io sono un pilota operaio come Rabat. Mi va. Dalla mattina alla sera stanno in simulatore. Ma l'importante è il risultato. Infatti, siccome c'è una maledetta applicazione che ti fa la spia, cioè che ti fa vedere quanto uno gioca. Beh, ma lui no? È il numero uno anche in quello. E lui com'è lì? Allora sempre, sa anche io sul gruppo, sono qui, sto facendo due giri, così è Migno che manda la schermata dell'applicazione. Oh, sa che hai fatto 670 km ancora. No, bravo, ti viene subito il tempo. Sì, lo conosciamo, sa anche, proprio no, così, no. Guarda.